Orchestra, Ok. che è, diciamo, un prodotto degli anni 70-80, un po' forse sconosciuto ai più, che però ha anticipato tante cose. Io, per esempio, ci rivedo parecchio di quello che è stato il fenomeno Allevi. Adesso, insomma, Ok, quindi precursori. penso di sì, vedo parecchio di quello stile, diciamo, fra il classico e l'innovatore. Devo dire molto interessanti perché poi io me li sono ascoltati un po' a casa e Sono ti piaciuti. ringrazio, sì, perché me l'hai fatti conoscere e li ascolteremo come sottofondo durante la nostra intervista, perché la musica comunque ti accompagna anche Sì, durante mentre i tuoi dipingo. lavori. Sì, è importante, la musica è importante. Diciamo che c'è anche qualcosa che molto che accomuna la musica, diciamo, alla pittura, all'arte, perché è qualcosa di universale che non ha bisogno di traduzioni alla fine, no? Cioè può essere compresa a tutte le Da tutti. E latitudini e da tutti i popoli, quindi. a proposito di arte, tu sei un artista, ma di professione fai l'architetto, Sì. oppure il contrario? Di professione fai l'artista e per hobby l'architetto. Spiegaci un po'. Sinceramente, adesso non vorrei cominciare con le polemiche, però l'architettura è un po' morta in Italia. Cioè non è facile fare architettura, soprattutto se ci si crede, perché poi fare un lavoro pubblico oppure tramite così, diciamo, qualche conoscenza, questo non è difficile. Il difficile è farlo avendo rispetto della propria professione, di quello che uno fa, perché poi le pressioni sono tante, gli aspetti burocratici tante volte sono. Quindi tu non vuoi cedere a compromessi, diciamo così. Diciamo che non è facile, ecco, non è facile, non è facile. È un mondo un po' particolare che purtroppo i cui risultati poi li vediamo, perché poi buona architettura su una gira ce n'è poca e quindi questo forse un senso ce l'ha. Ci Ma non viene valutata come dovrebbe l'architettura oggi? sono diversi problemi. Il primo problema è che ci sono molte figure professionali che si accavallano, cioè è un po' come se, non so, nella cardiochirurgia poi alla fine le operazioni non lo facesse solo il cardiochirurgo, ma pure Ok, quindi l'ortopedico. la figura dell'architetto che non è più ben definita. Sì, come Quindi tutti anche possono quella. fare architettura Sì, ci oggi? sono diverse figure, alla fine non tutte con le competenze ovviamente necessarie, ma lo stesso vale per gli altri, voglio dire, perché poi magari l'architetto che non fa l'architetto è costretto a fare l'ingegnere oppure a fare il geometra, Certo, cioè. deve piegarsi un po' alle regole del Del mercato mercato, di oggi. esatto, questo poi a scapito ovviamente della qualità, perché essendoci, diciamo, delle competenze, forse sarebbe il caso di sfruttarle in maniera Ovviamente. specifica, no? E che relazione c'è tra l'arte dei tuoi dipinti e l'architettura, se c'è? Sì, questo c'è, ovviamente sono quasi, diciamo, connaturate, perché non tanto a livello formale, perché poi a livello formale è ovvio che sia la tecnica che usi, sia, diciamo, poi l'impatto che deve avere, sia il pubblico a cui è rivolta, sono diversi. Però la logica che c'è sotto è sempre la stessa. Cioè l'architettura ti insegna anche a progettare, nel senso a capire quali sono gli scopi di quello che fai, a capire come li puoi raggiungere. Cioè la progettazione è un termine un po' generale, diciamo, no? Può essere Certo, applicato a a qualsiasi tutto. cosa. E se dovessi scegliere tra le due, diciamo, attività, passioni, anzi, perché non sono attività, sono passioni, quale sceglieresti? Beh, questa è una domanda un po' difficile, nel senso che non è facile scegliere. E attualmente saprei cosa dire, nel senso sicuramente la pittura, perché prima di tutto la puoi fare, insomma, con 30 euro compri una tela, no? Quindi a livello economico Esatto, si quindi può la puoi fare fare. da te. Una casa è un po' più difficile. Esatto, Ecco. l'architettura non la puoi comprare da E di questi tempi, ecco, visto che te. abbiamo pochi soldi. Esatto, quindi sicuramente la pittura ti consente di esprimerti almeno, di essere sincero con te stesso e con gli altri. L'architettura no, in questo momento no. Senti, tu sei reduce dal premio della critica, hai vinto proprio poco fa, della Galleria d'Arte Open Art di Milano. Sì, Come ci sei arrivato a Milano? ma è ovvio che poi uno quando dipinge c'ha anche piacere di apprezzare il lavoro degli altri, quindi ecco, ti fai il bel giretto su internet, trovi altre Quindi esperienze, da sì, alla solo. fine ti imbatti anche, ecco, nella possibilità di fare dei concorsi, di mostrare che poi alla fine, ecco, in
l'importante non è tanto vincere il concorso quanto mostrare quello che sì, fai, far vedere, riuscire a essere magari percepito, capito. E quello... quindi quando hai saputo che hai vinto il premio della critica sei stato... Beh sì, è stata una bella soddisfazione, sì, molto bella. Bella soddisfazione perché poi capisci che qualcuno apprezza quello che fai, ecco, certo. Perlomeno che un certo messaggio arriva. A proposito di messaggio, qual è il messaggio che vuoi... Quindi andiamo un po' un po' più sul profondo, sì, cerchiamo di capire meglio la tua arte. Allora, ti dicevo prima che ovviamente l'artista, ecco, io adesso voglio definirmi così, magari è una parola grossa, però... tante volte mi viene in mente, come ti dicevo prima, la famosa vignetta di Altan, no? Sì. Tante volte non sono molto d'accordo con quello che penso. Cioè si inizia con uno spunto, poi il bello dell'arte moderna è che riesce anche a dare la possibilità a chi guarda di interpretare. Quindi libera interpretazione. Più libera, certo. Io però, certo, uno spunto lo metti anche per quella logica del progetto che dicevamo certo. prima, no? E il mio spunto c'ha a che fare un po' col sociale. Cioè, spiega meglio allora il concetto. Con quello che è la società di oggi. Io in una prima fase mi sono rivolto un po' a una critica a quello che è, diciamo, la cultura dell'apparire, dei loghi, delle griff, del fatto che magari, diciamo, banalmente oggi si è tentato di apparire quando invece la sostanza era ben diversa. Io ho cominciato questo discorso diversi anni fa, ma mi pare che adesso attualmente stia venendo fuori effettivamente questa cosa che percepivo, e cioè che dietro tanti scintilli poi alla fine grattando si trovano tante situazioni poco chiare, situazioni di malaffare, situazioni... E l'uomo quindi che tu raffiguri nelle tue tele com'è? Non è felice sicuramente, pur avendo esatto. tutto quello che poi è legato a, sì, al poi... simbolo consumistico. Sì, vediamo che attualmente l'uomo non riesce ad essere veramente sincero forse con se stesso e anche soddisfatto di sé. Perché abbiamo costruito una società alla fine un po' vuota. Io non so se su questo ha influito anche la televisione, i mezzi di comunicazione. Sicuramente è stata data un'immagine distorta di quello che può essere sia la felicità sia l'essere più intimo, diciamo, no? Si è lasciato molto così alla superficie. E l'uomo che io vedo comunque dalle tue tele, perché poi me ne sono andate a vedere, sono, devo dire, anche gli ascoltatori di andare sul tuo sito, lo ricordiamo. Sì, è www.emiliopatalocchi.it. Sono molto interessanti. E io vedo quest'uomo che è quasi sempre il protagonista delle tele, che rimane apatico sì. di fronte alla situazione che sta vivendo. Sì. Tu credi che sia poi nella realtà vero? Cioè sì. l'uomo non ha reazione? Sì. sì, secondo me sì. Anzi, è una cosa che... è sempre più evidente, cioè il fatto che poi non si riesca più a reagire perché c'è un calo del senso critico, cioè quando tutto è lasciato un po' all'apparenza, alla facilità anche con cui si comprano le esperienze, con cui magari oggi possiamo accedere a delle sensazioni, avere un po' d'adrenalina, però poi alla fine su tanti temi importanti forse ci si dimentica che bisognerebbe essere più reattivi. Anche proprio per recuperare un po' di dignità di se stessi, insomma. Io sono stato molto colpito dalle parole del Papa quando ha parlato, per esempio, delle morti giù in Sicilia, no? Sì, degli a Lampedusa. Migranti, esatto, parlando di vergogna. Mi ci sono ritrovato, perché rimanere tante volte indifferenti, o peggio, sfruttare tanti temi importanti, magari per fare solo propaganda politica, quando invece effettivamente ci sono persone, bambini che muoiono. Cioè questo deve darci una scossa, deve darci il senso della vergogna proprio come singoli uomini. Quindi tu dici che noi sottostiamo troppo, diciamo, al quello che ci vogliono far vedere, quello che ci vogliono comunicare. Sì, c'è molta propaganda oggi in giro, cioè, c'è molto strumentalizzazione di tante cose. Cioè vedere un bambino, la foto di un bambino massacrato, seviziato, cioè ci deve portare, oppure
Oppure anche rimanendo purtroppo nel nostro piccolo, assistere a tante ruberie, a persone che magari dovrebbero essere degne del ruolo che portano e che invece deve portare a una reazione, altrimenti ne perdiamo noi proprio come indignità personale. Ti senti ferito personalmente dal sistema politico e dal potere, sì, in genere? Sì, è quello. Io provo un'indignazione proprio personale, grossa. È questo che manca oggi forse alla società, tanti non li vedo così reattivi, mi dispiace. E cosa si potrebbe fare, si dovrebbe fare per cambiare le cose? E da dove deve partire il cambiamento? Secondo me deve partire proprio come è stato, io, come è stato per secoli, soprattutto in Italia, il nostro motore è stata proprio la cultura, l'arte. E io infatti rimango un po' basito quando i nostri politici ci parlano di ripresa, magari perché sono riusciti, non si sa in quali modi, a trovare 1 miliardo, 2 miliardi, no? Dicendo che la crescita riparte. Quando poi magari assistiamo tutti i giorni, insomma, a fatti incredibili, no? Come il voto a una ministra che fa del tutto per far uscire la figlia dell'amico, no? Cioè, sì. Oppure quando succede, come è successo alla mia compagna, che gli insegnanti devono fare la colletta per comprare il toner della stampante a scuola. Cioè, non possiamo essere sicuri che avverrà una ripresa su queste basi. Cioè, una ripresa solida in Italia deve ripartire da investimenti sulla cultura, sul design, sulla ricerca scientifica. Sono queste le cose che poi si riversano nell'industria, nei posti di lavoro. Quindi la base è la cultura, poi tutto il resto viene da sé. Ma è stato sempre così. Che poi si sia cercato di far passare il concetto che invece la finanza o l'economia conta su tutto, è secondo me anche quello un po' strumentale, no? Cioè, come dire, siamo tutti schiavi, no, dell'euro, dei soldi, dell'economia. In realtà, cioè, la vera economia, la vera, come anche la vera cultura, non sta in questo. Cioè, sta nelle giovani teste che pensano, che studiano, che si applicano. A proposito di giovani, come li vedi? Beh, non lo so, sinceramente non lo so. Io non ho figli e non è facile. Però ti è capitato giudicare. Di parlare con qualche sì, giovane? Sì, mi è capitato, secondo me c'è molto malessere, ecco, tanto per usare una frase un po'. C'è malessere nel senso che forse dovrebbero essere veramente loro a prendere maggiore coscienza di quello che succede, perché ne va del loro futuro, no? Ma lo fanno o no? Non so. O si lasciano trasportare, pare, ecco, dal marasma? Non mi pare che ci sia. Io lo spero che riescano ad essere concreti da questo punto di vista, e però non vorrei che anche loro fossero vittime un po' dei luoghi comuni, ecco. Luoghi comuni, non so, dei programmi di Maria De Filippi oppure Speriamo che non si soffermino, sì, a quello, insomma. Esatto. Che vadano oltre. Penso che debbano farlo, anche perché insomma le statistiche parlano chiaro, cioè oggi come oggi soprattutto chi è più impegnato, chi ha investito nella propria formazione è costretto pure ad andarsene dall'Italia. Certo, quindi, infatti quello è pure un tema. Cioè, noi ce la prendiamo tanto con gli immigrati, ma alla fine qui mi sembra che diventeremo noi, stiamo diventando noi un popolo, certo, di emigranti come lo eravamo prima. Quindi secondo te dobbiamo rimanere, cioè devono i giovani rimanere in Italia e lottare, oppure? Non è un consiglio facile da fare, perché in Italia purtroppo se non hai le spalle coperte da qualcuno puoi imporsi, soprattutto nel mondo del lavoro non è assolutamente facile, si paga a caro prezzo. Però certo che dover abbandonare, capisco che può dare anche il senso della sconfitta, quindi magari forse impegnarsi di più per ridare un po', ecco, che dicevamo prima, dignità a questo paese sarebbe una bella cosa. Speriamo che lo facciano. Speriamo. Senti, questi ideali politici, comunque sociali, ti sono stati, credo, tramandati da una famiglia, perché... Sì, sì, sì.
Sì, beh, io sono stato sempre un po' impegnato in politica, nel senso un po' lato, ecco, non in modo specifico, perlomeno non adesso. Però mi sono stati tramandati perché io ho avuto, ad esempio, mio nonno che è stato molto impegnato perché è stato capo partigiano, è stato segretario della sezione locale del Partito Comunista durante il ventennio. E qual è stato l'insegnamento che ti ha lasciato, che ti è rimasto più impresso? La cosa che mi è rimasta più impressa è stato il rispetto che portava per gli avversari politici, cioè il tipo di rispetto che c'era fra di loro, che dava il senso dello spessore di queste persone, che non portavano, perlomeno da quello che ricordo io, non portavano mai lo scontro a livelli bassi, infimi, personali, Quindi è stato sempre leale oppure anche con sì. l'avversario. Io ho un po' il ricordo di mio nonno, un po' lo associo a quello di un Pertini, di una persona, Sì. diciamo, con degli ideali, ecco. Cosa che invece oggi non trovo, ecco, non trovo. Cioè, vedo gente che un giorno la pensa in un modo, il giorno dopo cambia sostanzialmente quello che dice, che non ha rispetto per i propri elettori, per la gente, insomma, questo è avvilente. Te l'ho detto che sarei stato un po' polemico su No, questo, no? no, polemico, non è polemica, è effettivamente la realtà, cioè su molti Beh, temi non è una cosa soggettiva, è una cosa sì, proprio oggettiva, direi di sì. quindi sì. Senti, Purtroppo direi di sì. torniamo alle tue opere. Sì. Qual è la reazione che vorresti trasmettere all'osservatore? A me piacerebbe che, ecco, che l'aiutasse, lo stimolasse a pensare. Poi alla fine, lo ha detto anche Maurizio Cattelan, no? Che è uno forse più famoso degli artisti italiani attualmente. È lo stesso artista che deve pensare, cioè lo scopo primo dell'arte è pensare, sia in chi la fa che in chi la guarda. Quindi è questo, lo stimolo dovrebbe essere questo. Per cui io, per esempio, non amo molto, diciamo, l'arte fine a se stessa, cioè così istintiva, cioè deve essere un po', devi sapere che tu vai a incidere su chi guarda. Però Quindi arriverà a un certo punto l'ispirazione, cioè sì. deve essere una cosa comunque di getto. Come realizzi poi l'opera? Dipende. Il più delle volte, se tu hai un'ispirazione, poi la devi fare un po' sedimentare. Cioè, nel senso, Ok, quindi c'è devi bisogno comunque di tempo. un po' sì, perché devi capire come trasmettere appunto questo che senti, eccetera. Quindi E c'è la poi riflessione sì. prima di mettere poi su Sì, tela. sì. Oddio, qualche volta capita anche che uno poi ci abbia piacere di esprimere in maniera diretta una sensazione, un'immagine. Però non Però è realizzi in trance, difficile, insomma, lo fai in no, maniera. no, per me è più facile sedimentare anche l'opera stessa, cioè nel senso Ah, magari quindi in più cioè ci metti tempo sì, per fare magari finire. più strati, modificarla, cercare nell'immagine stessa lo spunto giusto. E questo arriva anche parlandoci un po', no? Con la tela, che poi alla fine la tela è una delle cose più, è uno degli interlocutori più seri, più onesti. Beh, sicuramente. Quindi ti Quindi trovi di fronte alla tela bianca sì, e e. inizi a bozzare magari quella che è una tua idea. E poi man mano la puoi anche perfezionare, modificare. Quindi vai lì ogni tanto a ritoccare? Sì, tante volte lo faccio anche in maniera brusca, Cioè? nel senso che reinterpreto in maniera anche piuttosto forte quello che ho già Quindi fatto. magari l'idea iniziale viene totalmente Tante volte, modificata. forse totalmente no, però in parte Maggior sì, anche perché parte. per esempio io amo l'uso dei colori, quindi ad esempio, non so, il colore per esempio è una cosa Infatti ho notato affascinante, che poi, ecco, il messaggio è sicuramente negativo o comunque ti crea un po' di sì, di sentimenti un malessere, po' sì, diciamo malessere, tra virgolette. No, inquietudine. inquietudine, ecco, malessere no. Di riflessione forte, insomma. Sì. Però i colori sono vividi, cioè sono. Quindi un attimo lo spettatore si può trovare confuso dalle due cose. Ma è Beh, una cosa voluta?
Beh, sì, creare un po' di... Sì, diciamo che alla fine, ecco, l'inquietudine è la cosa, diciamo, a cui forse aspiro, perché poi quando una persona non è sicura o comunque non è, è in quel momento, no, che reagisce, che pensa, Però il colore alla fine è un modo, a parte che sono... Cioè il colore è bello di per sé, infatti non capisco tante volte anche chi non usa il colore per paura, è difficile magari gestirlo, però insomma è qualcosa di forte, no? Che aiuta i messaggi e può avere anche dei risvolti positivi, cioè nel senso dare magari quel minimo di speranza che poi alla fine... Quindi c'è la contrapposizione tra il messaggio e il colore, sì. La sensazione... Questo è stata un'interpretazione che è stata data, sì. Poi ecco, a me piace il colore, quindi lo uso a prescindere da tutto. Quindi è un mio tratto caratteristico, quello dell'uso del colore. E oltre al colore, quali sono i simboli, quelli che ti caratterizzano di più? Diciamo, per molto tempo ho usato proprio i loghi nei quadri. Dicevamo prima, quindi esatto. I marchi. Sì, i marchi, le griffe, perché erano qualcosa appunto che ormai trovi dappertutto, no? Quindi ne sei quasi soffocato, perdono di senso, danno un po' l'idea della perdita di senso appunto, di tante cose, di tante manifestazioni delle persone. Adesso sto cercando una via un po' diversa, cioè quella di, diciamo, di mettere in risalto la superficialità di certe manifestazioni dell'uomo, cioè nel senso, quello che dicevo prima, il fatto di dover cercare l'eccitazione, l'adrenalina a tutti i costi, sì. Poi ci porta a comprare proprio delle esperienze, delle cose che poi però sì, lì per lì magari ti danno quell'adrenalina, ma non rimane nulla poi. Esatto, anzi forse... Nel senso, forse è un po' come quando si parla d'amore, no? Cioè nel senso... Ah, interessante. No, per esempio, il fatto di avere un'attrazione, no, per una persona, per una ragazza, e poi però bisogna rendersi conto che nel tempo, negli anni, no, le cose cambiano, il sentimento cambia, cioè devi andare in cerca di qualcosa di più profondo, perché altrimenti... Non la storia finisce. A... Esatto. Allora anche noi forse quando andiamo in cerca di qualche esperienza, andiamo in cerca dell'oggetto, ecco, da comprare, non so, andiamo in cerca della nostra soddisfazione personale, forse dovremmo guardare oltre, guardare quello un po' che c'è oltre, sì. Dopo quella cosa. Sì, cioè cercare di dire, di guardare tutto in maniera più... 360 più globale, gradi. Sì. Allora, io direi di interrompere un momento, facciamo sentire una canzone che hai scelto, una tra quelle che mi hai dato, perché mi hai lasciato tantissimi cantanti, musicisti, e io ho dovuto fare una selezione molto dura. E io, Mary, direi di far sentire i Muse. Che dici? Concordo per i Muse. Perfetto. I can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to
we have is like some kind of madness was taking control. Eccoci qui in compagnia di Emilio Patalocchi, abbiamo appena ascoltato una canzone che ti piace molto, sì. I Muse, sì, sì. Okay. Li apprezzo molto, li trovo molto moderni. Ma tu quando crei ascolti sempre musica? Beh sì, se posso sì. Ti dà? Sì. Sì, perché magari ti dà anche un po' lo spunto e poi comunque è bella, no? Il binomio musica-pittura, insomma... Ti dà una soddisfazione mentre lo fai. E quali altri, tra le varie cose che mi hai detto, quali preferisci di musica? Musica, mi piacciono molto i Pink Floyd, mm-hmm. Mi piacciono i Talking Heads, mi piacciono i Led Zeppelin, poi magari andando su cose un po' più particolari, mi ricordo insomma dei Divo. I King Crimson. Adesso stiamo riascoltando molto. Ancora il gruppo di prima, che sono i Penguin Cafe Orchestra. Sì. Che stanno continuando il sottofondo musicale. Questo devo dire che è molto leggero, molto... Sì, sì, sì. Mi piace molto. Aiuta la riflessione. Quindi, no? Tu per creare comunque devi stare tranquillo, mi sembra di aver capito. Cioè, devi ricreare un ambiente soft. Ma sì, sì, sì. Sì, è forse per quello che ti dicevo prima, cioè il fatto che poi uno debba un po' sedimentare tante cose, allora un po' di tranquillità ci vuole perché ti... Non sei un artista maledetto che deve soffrire per creare. No, non penso che si riesca poi a creare in quelle condizioni, cioè creare magari tu delle esperienze, perché poi l'artista deve averci un po' una sensibilità, no? Quindi ovviamente. È ovvio che tante cose che vivi sulla tua pelle ti rimangono attaccate, ti rimangono dentro. Però queste cose, per trasformarle in maniera corretta in qualcosa di buono, per me, ecco, magari per altri è diverso, per me deve passare un po' di tempo. Devi metabolizzare. Esatto.
Non so, poi magari queste sono cose che nel tempo possono anche cambiare, cioè sono Certo, però cose che ora. poi, però in questo momento sento, devo avere un po' di tranquillità per riuscire a A fare. tirar fuori il meglio, Sì, diciamo. sì. Senti, sogni? Sogni. Sei positiva, anche se, ecco, sei molto critico, però Sì. come persona sei positiva. Sì, beh, cerco di esserlo, ecco, non è sempre facile perché oggi è dura. Però sogni ce ne ho diversi, diciamo da cose magari un po' più Noi generali. li vogliamo sapere tutti, i più importanti, Se ci dai. avete un 7-8 ore, allora. Quindi sei un sognatore. Beh, sì. Sì. Ok. Sì, sono il classico che magari sogna a occhi aperti, nel senso che si ferma in macchina a fare il suo volo Dietro tutti che quotidiano. Sì, può suonano. succedere. Ma sogni, diciamo, sarebbe bello, forse riallacciandoci a quello che dicevamo prima, che poi oggi nella società ci fosse più compassione, cioè più capacità di rendersi conto delle sofferenze degli altri. Questo sarebbe veramente una bella svolta, perché poi io invece ho l'impressione che si vada verso l'egoismo più che verso questo Quindi tipo di l'individualità individualità che prevale. troppo spinta, nel senso che non che poi uno non debba essere individualista, perché questo aiuta anche, ecco, a fare cose. Però che ci sia anche la coscienza delle difficoltà altrui, no? Che poi c'è il famoso verso, no, di John Donne, che dice: non chiederti mai per chi suona la campana, perché essa suona per te. Cioè, quando un uomo muore, o un bambino addirittura, noi perdiamo tanto, cioè proprio come umanità, no? Come futuro perso, come esperienze perse. E Invece quindi oggi viene bisognerebbe, sì, sottovalutato bisognerebbe avere più tutto. rispetto per tutti, insomma, per gli altri. Poi vabbè, dopo questo diciamo a livello generale. Poi a me piacerebbe, su questo magari l'arte può aiutarmi, mi piacerebbe anche girare un po' il mondo, questo sarebbe una bella cosa, conoscere altre culture, conoscere altri modi di vedere. E qual è la parte che ti interessa di più, che ti incuriosisce di più? Ma è proprio, a parte gli aspetti così ambientali, naturalistici, no? Nel mondo, cioè, sarebbe bellissimo. Ma proprio la cultura, cioè il modo di vedere, di affrontare la vita, il modo di Quindi ti capire le cose. incuriosisce la Cioè, cultura sì, del esatto, per me il diverso? diverso è una potenzialità, non è un pericolo. Cioè, forse Non bisogna aver paura del diverso. dovremmo viverla così, anche perché, cioè, oggi con 2 ore d'aereo veramente arrivi, no, a metà mondo. Cioè, per quale motivo fossilizzarsi su un modo di vedere le cose solamente perché ci fa comodo, perché c'è più. Non si Anzi, cresce se si sta no, tutti bisogna nel proprio vedere le cose guscio. come potenzialità, no? Più che come limiti. Certo, bisogna mettersi anche più alla prova, Sì, bisogna sfidare se stessi. certo, significa rischiare un po', no? Perché è ovvio, fare esperienze anche, ecco, con altre culture, con altri modi di vedere, ti può portare dei pericoli di tutti i tipi, però forse vale la pena perché altrimenti alcune opportunità le perdiamo, ci si perde tante cose che possono invece far crescere. Ad esempio nell'arte stessa, cioè guardare con gli occhi altrui, ti può dare degli spunti nuovi. E penso anche nel lavoro. Nel lavoro, guardare le cose da altre prospettive, conoscere i modi di vedere le cose diverse, ma anche veramente della persona del Vucum Bra che va in giro. Cioè, magari ti può dare un'opportunità di pensare te stesso, il tuo mestiere, le tue passioni in un altro modo. E si migliora così magari. E Esatto. progetti futuri? Progetti futuri adesso, per quanto riguarda proprio, diciamo, la pittura, adesso avremo la mostra, avremo una collettiva per il premio Open Art. Ok. Poi avrò la personale. Quando? È ancora da definire, Ah, ok. perché Ce lo farai sapere? Noi veniamo sicuramente, tutti qua. certo, magari. Magari torni e lo Esatto, ricordiamo va noi bene, volentieri. insieme.
E poi adesso ho messo su appunto questo piccolo sito che è ancora un po' in fase sperimentale, però come abbiamo detto prima, se qualcuno vuole può visitarlo, Quindi emiliopatalocchi.it. chi.it. Sì, e vorrei adesso cominciare infatti a muovermi per cercare qualche galleria d'arte all'estero, per fare qualche esperienza fuori, ecco, Così da poter piacerebbe. realizzare almeno uno Esatto, dei due sogni, ma speriamo che si realizzi anche l'altro. speriamo, speriamo. Emilio, noi siamo in chiusura. Ci Io siamo vi. fatti una bella chiacchierata. Mary, che dici? Lo spero. Ero distratta. Mi hanno distratta, ecco, Mary, non quindi ti adesso distrarre, io per non faccio i favore. nomi dei colpevoli perché non è il caso, però è No, così. però io già ho capito. Hai capito tutto chi era colpevole, la colpevole. No, a parte gli scherzi, mi sono persa quest'ultimo tratto di intervista, dico la verità, Non però. ti preoccupare perché Emilio stava parlando dei suoi progetti futuri e siccome tornerà da noi, Allora. quindi non importa se te li sei persi. Anzi, possiamo tutti quanti andare sul suo sito che è www.emiliopatalocchi.it e vedere anche le sue opere e tutto quello che fa. Mi piace questa faccenda, Ok? benissimo. Complimenti Emanuela perché ci racconti sempre dei personaggi molto interessanti. Grazie. Grazie Grazie, grazie a mille voi, Emilio per grazie a essere stato voi con e noi. a tutti quelli che ci hanno seguito. Ci salutiamo allora. Sì, Via. ciao. Ciao. Ciao.